Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Hogwarts Legacy. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima vera puntata di Hogwarts Legacy, appunto. La scorsa puntata abbiamo fatto i test per la nostra bacchetta e per il nostro Patronus. La casata già l'avevo fatta sui tempi, già sapevo di essere un Grifondoro. Abbiamo però ottenuto la nostra bacchetta con corda di cuore di drago in olmo 14 pollici duttile, ovvero leggermente flessibile. Però non c'è da nessuna parte il nostro Patronus. Noi però sappiamo che il nostro bellissimo Patronus è un cazzo di drago. Non questo, proprio la bestiona alata, eh? Oh, mi sento... wow! Non vedo l'ora di vedere tutto quanto nell'Overworld. Hogwarts Legacy, missione del negozio infestato di Hogsmeade. L'edizione che mi hanno regalato era la Deluxe, quindi abbiamo la cavalcatura dell'Ippogrifo, la ricetta della Felix e il pacchetto delle arti oscure, quindi anche altre missioni, da quello che ho capito. Riscatta ricompense online. Ippogrifo d'ossidiana, wow, ma com'è maestoso. La ricetta della Felix. La fortuna liquida che conferisce successo in alcune imprese per una giornata di gioco. Si può preparare e consumare dopo averlo sbloccato al tavolo dell'alchemico e la ruota degli strumenti della storia principale. Ma questo gioco ha una durata di tempo predefinita? Cioè, nel senso, se io faccio passare 300 giorni in game, ho finito il gioco o i giorni passano in modo comunque schedato? Cioè, nel senso, fai la missione, finisci la missione, è passato il giorno, per dire. O non c'è un vero e proprio tempo, cioè passa la notte ed è ancora lì. Pacchetto delle arti oscure. Questa maschera mi piace un sacco perché mi ricorda quella di Darksiders 2. Molto bella. Nuove creature sono disponibili nell'equipaggiamento dopo aver sbloccato l'ippogrifo predefinito nella storia. Perfetto. Hai sbloccato la creatura Terstal, il set cosmetico arti oscure e l'arena di combattimento delle arti oscure. Fantastico. Il teschio d'uccello. Bella, non mi dispiace, molto carina. Abito scolastico da fanatico della casa, la madonna. Non è bellissimo, devo essere onesto, cioè avrei preferito o un colore unico o solo il davanti nero e il dietro colorato. Però apprezziamo. Non vedo l'ora di scoprire come sarà il gioco. Io non so nulla di questo gioco. Mi sono tenuto a debita distanza apposta fino a che non l'avrei comprato o... in questo caso regalato. Siamo lieti di informarla che lei ha diritto di frequentare il quinto anno della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Wow, direttamente dal quinto anno? Effettivamente non avevamo l'aspetto di bambini, per carità, però non mi aspettavo da così avanti. L'anno scolastico inizia il 1° settembre. Le sono stati forniti materiali iniziali necessari per le lezioni, che troverà con sé durante il suo viaggio verso il castello. Come forse saprà, il decreto per la ragionevole restrizione delle arti magiche tra i minorenni proibisce l'uso della magia al di fuori della scuola al di sotto dei 17 anni. Tuttavia, viste le sue circostanze particolari, il ministero gentilmente ha consentito di permettere al professor Eleazar Fig, tra l'altro è un nome che non mi sembra nuovo, di aiutarla ad affinare le sue abilità magiche, prima di accompagnarla a Londra al castello per il banchetto di inizio anno e la cerimonia dello smistamento, che già abbiamo. Cordiali saluti, la professoressa Weasley, vicepreside. Ah, un Weasley vicepreside di Hogwarts? Alla vostra, Weasley! Dunque, il nostro aspetto. Una volta portavo i capelli esattamente così. Poi li ho avuti così. Ed infine li ho avuti così. Madonna mia, quanto mi mancano i miei capelli lunghi. C'è chi dice che sto molto meglio adesso. Madonna, quanto erano belli i miei capelli lunghi. Madonna mia, me li faccio ricrescere ora. Dio mio, la Montefusco. Scusate, mi ha riportato in mente un vecchio ricordo. Onestamente non c'è un capello che mi... che sembrano i miei. Vabbè, li teniamo così. Allora, le cicatrici in faccia sono sempre molto edgy. Hai una backstory tragica, cioè una cicatrice in faccia. Però, visto il nostro personaggio, abbiamo la miniatura con un drago in mano, il nostro Patronus è un drago, la nostra bacchetta ha il cuore di drago, io voglio che il nostro personaggio abbia un segno distintivo che sia dato proprio da queste creature pazzesche. So che mi potrei rispondere benissimo da solo, ma secondo voi c'è la barba? Ah, c'è anche la voce. Qualche ragnatela e un po' di polvere. Nulla di...
Sono impaziente di andare a Hogsmeade. Che bella soddisfazione. La difficoltà la lascio normale. È la prima volta che giochiamo, voglio giocarla tranquilla. Per chi vuole godersi la storia senza troppe sfide, direi di no. Dunque, il nostro nome. Il nome ci sta. Dobbiamo trovare un cognome magico. Sai cosa? Gli darò un nome di un nemico che abbiamo affrontato in un altro gioco. Phoenix Cantus. Il boss finale di The World End With You, Neo. Iniziamo la nostra avventura. Andiamo. Non mi piacciono i capelli. Non me ne piaceva neanche uno, onestamente. Ma c'è il nostro gufone. O almeno, credo sia il nostro. Sembra che siamo già pronti per partire. Peccato non ci sia stato altro tempo per lanciare incantesimi. E ne avremo, tranquillo. Quelli che ti ho mostrato. Sì, professore. Beh, non che ho mai bella visto quella bacchetta. Abituarsi così in fretta a una bacchetta di seconda mano. Quando avrai la tua, non sarai da sottovalutare. Ah, non è grazie, neanche la nostra. Il suo aiuto prima dell'inizio dell'anno è stato utile. Salve. Oh, Eliasar. Anche questa ha una faccia non per tanto fortuna, la mia descrizione non vista, non eh? Ti ha scoraggiato dal ha cercare. Un viso familiare. Sono materializzato in destinazioni più vaghe di questa. Però ho commesso un piccolo errore di calcolo al primo tentativo. Il pubblico di un certo teatro si è spaventato molto. Non ci vediamo da troppo. Quando è arrivato il tuo gufo, ho pensato... Meglio non parlarne qui, Eliasar. Eh? Ma certo. Discutiamone durante il viaggio per Hogwarts. Ci attendono un banchetto e una cerimonia di smistamento. Ottima idea. Ci portano i Tersal. A meno che il tuo nuovo pupillo non dispiaccia la mia presenza. Venga pure. Niente affatto, signore. Dopo di te. So che le cicatrici sono veramente credo che da base pezzo di merda, però ci stanno. Mi sembra un po' preoccupato, eh. Ok. È proprio scritto che quello è un Tersal. Quindi, Londra vittoriana, 800 circa, poco più, poco meno. Che bello, mamma mia. Avalanche. Sono veramente curioso. Sono veramente curioso di vedere che cacchio hanno tirato fuori. Portkey Games e Wizardly World presentano uscirà dopo come nei Final Fantasy prima i produttori poi il titolo del gioco. Ma che bello il punto. Fortuna ti ho incontrato prima della partenza. Giusto in tempo. E chi sarebbe il tuo compagno di viaggio? Un nuovo arrivo. Grazie al cazzo scuola? Sì, inizierò la scuola dal quinto anno. Straordinario. Indubbiamente. Nessun docente ha mai sentito di una missione a Hogwarts così tardi. E infatti vorrei capire come mai. Io. Infatti, esatto. Siccome gli studenti del quinto anno affinano le loro abilità da anni, il preside mi ha chiesto di mettere in pari questo nuovo arrivo prima del trimestre. Ma vorrei capire perché così tanto è là. Non potete avere un mentore migliore. Il professor Fig non è solamente un ottimo insegnante, ma è anche un mago estremamente intuitivo e molto dotato. Abbiamo ottenuto anche il professore migliore. È un adulatore nato, il che in parte spiega la sua brillante carriera al ministero. questi hai politici, eh? Articolo giornale, la rivolta sì, dei goblin. Non tutti concordano sulla pericolosità di Ranrock. Devo ancora convincere i miei colleghi al ministero. Ma chissà che ma cos'è quella? Che si tratti di una minaccia molto grave. Ed è stata tua moglie, Eliasar, che mi ha avvisato su di lui mesi fa. Miriam? Ma come? Mi ha scritto di Ranrock prima di morire. Si chiedeva se il ministero sapesse delle sue attività. Prima di poter rispondere, ho ricevuto questo. Poi non mi ha più che è il simbolo del gioco, quello. L'ha portato il suo gufo. Ma senza una lettera. Posso solo presumere che se ne sia liberata in fretta.
per proteggerlo. Probabilmente. E ora te lo date. Non posso aprirlo. È protetto da un incantesimo davvero molto potente. Che sono sicuro che noi riusciremo ad aprire. Quel simbolo. Cos'è quel bagliore? Quale bagliore? Questo bagliore. Non lo vedo. Tan 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 tan. Ecco appunto. Per la barba di Merlino. Ma come hai... Aspetta. Non so che cosa. Minchia. E il gufo sta bene? Resisti. Sì, il gufo sta bene, dai. Almeno lui. E addio al tizio del ministero. Ah, i Terstal, certo. Ora abbiamo visto la morte. Minchia, ma quanto è grosso! La chiave! Prendila! Dammi la mano! Il fatto che abbia usato una magia senza la bacchetta vuol dire che comunque, come già ci hanno detto, è un mago davvero potente. Non tutti i maghi sanno fare le magie senza una bacchetta. Va tutto bene? Phoenix Cantus. Solo un poco. Tieni, ti rimetterai subito. È una pozione rigeneratrice. Glu 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 glu. Pozioni per 4. Bello l'effetto, che si svuota anche. Cos'è successo? Povero George, non ci credo che... L'hanno azzittito, Pensò a quell'affare, attaccare una carrozza in volo. Un drago normale non lo... E quello non era normale. Signore, dove siamo? Non ne ho idea. Siamo dentro una caverna. È una passaporta. Passaporta? Un oggetto magico che porta chi lo tocca in un posto specifico. Ti alzi tu? Oh... Che brutte quelle calze, ora mamma mi mia. Sento meglio. Vuole dare un'occhiata in giro? La visuale è un po' troppo vicina al personaggio. Non sappiamo chi ha creato la passaporta. Beh, o perché? Potrebbe essere stata tua moglie a questo punto, eh. Spero che la visuale si allontani un po' dal personaggio, è tanto vicina. Spero si allontani un pelino. E la Madonna! Cavolo siamo! Dove ci ha portato la passaporta? Molto più lontano del viaggio in carrozza. Siamo nelle Highlands scozzesi. Signore, quelle rovine. Lei che la passaporta servisse a portarci proprio qui. Molto probabile. La nostra giornata non è andata secondo me. Miriam ha dato la passaporta a George per un motivo. Perché arrivasse e a te. E credo che lei e George siano morti mentre cercavano ciò a cui la passaporta ci ha condotti. Se mi assicuri di sentirti bene e non ti dispiace assecondarmi, faccia pure. Vorrei dare un'occhiata in giro. Certo, signore. Bene. Lei è un mago molto potente. Mi farebbe molto piacere uscire con lei. Anche se abbandonato. Mi ricorda comunque molto la scogliera dove Voldemort, attenzione, molti anni più avanti, nasconderà l'Horcrux. La passaporta che si è portata qui, dove l'avrà trovata sua moglie? Ottima domanda. Saltare con X. Per anni Miriam ha cercato le prove dell'esistenza di una forma perduta di magia. Ovvero? Come si chiama questa magia? Sì, una magia potente che pochi sanno usare e che sembra essere stata... Che noi a quanto pare conosciamo, visto che siamo riusciti ad aprire il simbolo. Giusto? Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Davvero? Non so come si entra. Quindi è collegata questa cosa. Ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ecco laggiù il sentiero. Di qua. Allora, sapevo che ovviamente il castello di Hogwarts era stato creato da architetti magici antichi e dai quattro fondatori. Signore? Ma parlare addirittura di questa magia antica è... Una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare.
Appunto. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi, la controlla. Che cosa abbiamo qui? Un vaso che rotola. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Ma va, davvero? Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la bacchetta. Sì, signore. Mira al centro. R2 per lanciare un incantesimo di base. Che bello! Eccellente! Quella, calmo! Occhio che ti fai male. Che poi mi serve un'altra pozione. È stato un po' più scomodo del previsto. Cosa, scivolare o usare la passaporta? Chissà, magari troviamo qualcosa. Ok, dicevo, mi devo abbassare io per caso. Allora, a livello proprio visivo mi piace. Ah, lassù. Non possiamo usare reparo, scusami. Vabbè. Facciamo i maghi parkour adesso. C'è... beh, non penso però. Non penso ci sia nulla di nascosto, vero? Io controllo sempre queste zone, non si sa mai, anche se sono solo a inizio gioco. Ci siamo, è poco più avanti. Sì, sì, ti seguo, scusami. Stavo controllando se c'era qualcosa. Comunque mi piace che abbiamo intrecciato, senza volerlo, la storia con il nostro personaggio. Cuore di drago, la bacchetta, Patronus del drago, e la prima creatura magica che incontriamo è un drago che ci devasta la carrozza. Bellissimo, bellissimo. Fantastico, mi piace perché si intreccia tutto alla perfezione. Grifondoro, coraggioso, che ha una bacchetta potente, non sappiamo che sangue siamo, e oltre a quella abbiamo un Patronus raro. Ci sta, mi piace come sta andando, e siamo solo a mezz'ora di video. Mezz'ora per me, ovviamente. Perché costruire una cosa del genere qui? Per tenerla segreta, sospetto. Ovviamente. La passaporta ci ha portati qui per un motivo. Scoprire il perché è stata costruita? Vediamo se c'è qualcosa di strano. Tipo quel murale, che è incompleto. C'è un mago che guarda la luna e le stelle. La minimap ti mostra l'area circostante. Tu sei quello viola, il puntino giallo è il tuo obiettivo. Tieni premuto il su per accedere ai dettagli dell'obiettivo. Io e il professor Fig abbiamo raggiunto la misteriosa scogliera. Scozzesi nella passaporta, dobbiamo esplorare le misteriose rovine. D'accordo, controlliamo le rovine. Ci sono dei tarocchi qui. Professore, qui c'è un intaglio murale. Forse il nostro ospite era un veggente. Interessante. Ospite, siamo noi che siamo venuti qui dopo. Però, bello, bello, mi sta piacendo. Dunque, tu? Professore, questa statua. Forse questa era casa sua. È la Madonna. Beh, può essere, però sembra più una chiesa, più che una casa. Un'altra parete di pietra cristallizzata. Sì, ma qui c'è un buco. Cosa starà bloccando? Cos'è? Professor Fig! È un'altra zona. Eccolo che arriva. Che strano. Perché farà apparire qui quella pietra cristallizzata? Perché c'è il simbolo. Come fa esserci dietro una stanza? Una stanza? Io non vedo niente. Quel bagliore è come quello sul contenitore della passaporta. Ah, tu sei il prescelto allora. Il nome di Merlino. Cosa... per Godric. Dove siamo? Non si Figo. È la Gringot, no? Mi scusi? Salve. Scusi? Scusatemi. Ma non può essere. Solo un attimo, Quindi questo sapeva già che sarebbe arrivato qualcuno? Mm.
Benvenuti alla Gringot, la banca dei maghi. Camera blindata 12, immagino. Precisamente. La chiave. La chiave di sua moglie. Oh, sì, ma certo. Ecco, tenga. Da questa parte. Venite, giovani, venite. Stammi accanto. Sì, sì, vada tranquillo. Io non sto capendo che cazzo stia succedendo, ma andrà bene tutto. Wow. Dopo di voi. Che braccia lunghe che hanno. Mamma mia. Tenete le mani nel carrello, se non volete perderle. Beh. Figo però il carrello così, eh. Certo, zero sicurezza, eh. Che figata! Ci sono qui? Centinaia. In realtà avrete l'occasione di vederne diverse strada facendo. In questo momento ci troviamo sotto l'atrio principale. Queste case sono le più recenti. Ci sono molti altri ingressi privati alla Gringot? Tutt'altro. Un servizio del genere è riservato solo a chi è molto ricco o molto potente. O entrambe le cose. Che figata questa cosa qua, respiro. Che cosa? La cascata della verità, quella. Lo sapevo. Lo sapevo. No, la cascata del ladro si chiama. Esatto. Quelle che vedete qui sono le camere inferiori. Quando scenderemo? Wow. La camera blindata 12 fu costruita poco dopo la fondazione della Gringot, oltre 4 secoli fa. E beh, 12 è un numero molto più in là, eh. Mettetevi comodi. C'è molta strada da fare. Bellissimo, mi piace che ti fanno vedere veramente tutto. Ah, scherzavo. Che però ti hanno fatto vedere tutto fino a qua. Bello però. Poi l'effetto di come girava il carrello. Bellissimo. Camera numero 12. Camera 12. Ah, che giornata. Prego, avanti. Venite, venite, porca miseria. Quel bracciale è particolare. Anche lui l'ha visto. Quel bracciale faceva un effetto nero. Professore, il bracciale della guardia emetteva un bagliore. Esatto. Come il contenitore della passaporta. No, più scuro. E ho visto uno uguale sul collare del drago. Che cosa dite? Ci stavamo chiedendo chi fosse quel goblin. Ha il compito di sorvegliare la parte più antica della banca. Ormai non ci va quasi più nessuno. Eh beh, 4 secoli fa. Le prime stanze sicuramente sono le più vecchie. Non mi sorprenderebbe se una di quelle stanze, dalla 12 a prima, eccoci qua, fosse una dei fondatori addirittura. Segui il professor Fig. Vengo, vengo. Se si muove il personaggio, volentieri. Quando è stata l'ultima volta che sono entrati qui? Sono ormai secoli che un goblin fa la guardia a questa scrivania. In tutto questo tempo, nessuno l'ha visitata. Fino a oggi. Ma chissà come mai proprio la 12, se ha un significato il numero. Bello l'effetto dell'apertura. Grazie dell'aiuto. Posso venire con voi? Sono curioso di vedere che cazzo c'è dentro. C'è un altro cristallo come secondo me ci chiude dentro. È una cripta per caso? Cosa dovremmo cercare secondo lei? Non saprei. Signore, se lei potesse... Le istruzioni erano di far entrare il possessore della chiave della camera blindata 12. Un attimo, chiudere la... Lo sapevo. Buona fortuna. Era talmente ovvio. Professore? Questa non me l'aspettavo. Ma c'è lo stesso cristallo, si vede da qui. Deve esserci qualcosa per... Revelio, forse. Revelio? Sì, un incantesimo di rivelazione, ora o mai più. Insegnamelo. Vediamo cosa ci sfugge, eh? Prepara la bacchetta e concentrati. Oh, allora... Tieni salda la bacchetta.
carta e poi guida lungo il percorso, simbolo appropriato dell'incantesimo. Premi il comando corrispondente quando ti viene richiesto per accelerare il movimento della bacchetta lungo il percorso. Vai. Carino. Cioè, mi piace che l'effetto sia arriva prima che ti raggiunga la cosa rossa. Revelio. Lì, ho visto qualcosa. Avvicinati un po' e riprova. Vado, vado. Figata, ma... Allora, aspetta. Ok, no, il menu ti fa vedere solo le opzioni, quindi probabilmente più avanti c'è un menu apposta per vedere tutti gli incantesimi, gli equipaggiamenti, tutto quanto. E di nuovo, Revelio. Una porta. Con lo stesso simbolo. Inizio. Ecco un altro di quei simboli. Non è che per caso vedi un modo... Sì, professore, la tocco. Il simbolo brilla proprio come quello sul contenitore della passaporta. Che novità! Se ciò che vedi ci aiuterà a proseguire, potremmo essere vicini a scoprire il segreto di questa camera. Fai strada. E allora... Tu. Andiamo! Figo! Lumos! Questa non è una normale camera blindata. Temo che l'uscita dovremo sudarcela. Che senso? Che novità. Dovremo sudarcela. Penso che questa sia una specie di prova. Ma sicuramente. Sì, ma ignoro quale ne sia lo scopo. Aiutare il prescelto a diventare più bravo. Dovremo smaterializzarci per uscire. Non dalla Gringotto. Vabbè, tu fai strada, visto che c'hai tu Lumos e io no. Vedo qualcosa più avanti. Cos'è? Uh-huh. Ancora quel bagliore, ma a terra. E allora andiamo a vedere. Sgorga gocce. Wow. Lumos. Che è successo? Mentre mi accostavo al bagliore, mi è sembrato che il suolo sotto i miei piedi vorticasse. Stai bene? Sì. Una favola. Sto bene. Hai fatto qualcosa che ha cambiato il pavimento. Ho fatto così. Quella statua. Quale statua? Questa Vedo statua. Una statua, o meglio, il riflesso di una statua nel pavimento. Che però non si muove, non possiamo interagire. Eccola qua, fermo. Quel riflesso che vedi deve avere un significato. Revelio! Immagino sia questo che hai visto riflesso sul pavimento. Eh sì. Sì, il riflesso è ancora lì, ma la posizione delle statue non corrisponde. Oh! Un attimo. Quando ha cambiato posizione, il riflesso si è girato verso la luce. Forse dovresti lanciare Lumos. E allora insegnamelo. Quindi, 3, 2, 1... Ecco fatto. Lumos. Dai però. Allora, hai imparato l'incantesimo Accendi bacchetta Lumos, che è stato automaticamente inserito nel set degli incantesimi. Lumos illuminerà la punta della tua bacchetta permettendoti di vedere al buio. Quindi R2 su, giusto? No, R2 triangolo. Lumos, ben fatto. Ora il riflesso si sta girando verso di me. Segue la luce, quindi. Quindi dobbiamo far combaciare i piedi. Che figo! Sembrano le armature degli scacchi dei maghi. Molto belle. Minchia, quante siete? Sei? Sette? Proteggo! Ok, abbiamo ferriato. Minchia! Niente più, prof. Ah, non posso tenere premuto. Ecco, ah, posso schivare col cerchio. Controteco. Descendo. Expulso. Minchia, 3100, prof. Ho capito che lei è potente, però cavolo, mi faccia fare qualcosa. Ah, ok. Ah, beh, certo, non lo stavo guardando, scusami. Colpiscimi allora. Wow. E scusami, io mi stavo divertendo. Prof.
mi stavo divertendo. Cavolo. Ok, devi... Non so i tempi degli attacchi ancora. Qualcuno mi attacca, per favore? Dai, attaccami. Premi del 2 per raggiungere l'ultimo palazzo. Già fatto. Minchia, da dove è arrivato, scusami? Ma tipo mi curo da solo? Sì. Stammi accanto! Sono qui, tranquillo. Ok, la nostra bacchetta fa una sega di danno. Ma giustamente è di seconda mano, quindi. Professore! Oh! Professor Fig! Professore! Dov'è finito? Si mette male. Io seguo i bagliori. Seguo i bagliori. Che succede? Aspetta. Le tracce magiche mi stanno guidando da qualche parte. Oh oh. 50 monete. Lumos. Le tracce magiche ci fanno andare di là. Io però, visto ho trovato un forziere, Revelio, ne cerco ancora. Ok, se esci troppo ti riporta indietro. Di nuovo il bagliore, però prima che volevano portarmi. Di nuovo quel bagliore. Niente, eh. Forziere. Tanto saranno monete, non mi aspetto niente di che. Dai. Però buttale via, insomma. Lumos. Dunque, bagliore, dove mi porti? È una sfida in solitaria questo giro? Ovvio. Allora, Revelio, dovrò cavarmela senza alcun aiuto. E vabbè. Fighetta. Allora, aspetta. Proviamo a metterci una alla volta. Stata crunch. Stata crunch. Devo allineare queste statue con il loro riflesso. Ah, tutte e tre assieme. Vabbè, un po' me l'aspettavo, però pensavo di farle a turno. Se voglio uscire da qui, dovrò combattere. Minchia. Proteggo. Allora, aspetta. Prima aveva fatto un Expelliarmus dopo che si era protetto. Ma magari è stato il prof, eh? Proteggo. Magari era stato Fig. Tieni premuto triangolo durante il proteggo per contrattaccare stordie con stupeficium. Te l'avevo detto. D'accordo, capo. Ulla, calmo però. Dai, attaccami. Stupeficium. Bello. Qualcuno mi attacca? Stupeficium. Ecco fatto. Dai, ancora uno. Stupefico. Proteggo. Stupefico. 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 Ha colpito quella sbagliata, mi spiace. A volte schivare però non è una scelta tanto stupida. Stupefico. Ma continua a colpire quella sbagliata. Mi piace, nonostante in realtà ancora non stia succedendo niente di che, mi sta piacendo. Vorrei capire quella roba qui della mira in realtà. Ma il prof, giusto per capirci. Niente? Peccato, va bene. Oh, aspetta. Un'altra prova? No, si è aperta. Questo... No, non è l'arco quello lì... Ok. Pensavo fosse l'arco quello della morte, quello dove muore Sirius. Dall'altro lato niente. Figo.
figo l'effetto. Mi chiedo solamente se sia un caso che noi siamo capaci di vedere tutto questo, o se la moglie aveva aspettato il momento in cui Fig avrebbe trovato noi. Voglio credere che sia più un caso, però sono quei casi che poi non sono mai veramente casuali. E di chi saranno questi ricordi di Grazia? Oh, eccoti qui. Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so. Ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Quello è un pensatoio! Non è una bacinella. È un pensatoio. Per vedere i ricordi. Grazie. Sappiamo più noi di lui, figa. Una sostanza argentata cadde dal contenitore. Fa come me. Immergi la testa. Bello l'effetto, è uguale al film. Ok, questo è il mago dove eravamo, che abbiamo visto prima. E sta adornando tutta questa zona. E questo è un altro architetto? È tutto pronto. Rockwood! Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire. Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. E anche noi, a quanto pare. Gli altri non vedono, non basterà, Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì, e se abbiamo ragione, Charles. La strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza. E quindi la responsabilità che ne deriva. Aha. E casualmente siamo noi. Rockwood, tra l'altro, è uno dei mangiamorte fedeli a, ovviamente, a Voldemort negli anni che saranno. È questo che vedi? Che è anche una delle famiglie più antiche. Che li circondava? Ah, sì, signore. È magia antica! Posso vedere la magia? Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale. Ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. A quanto pare 4 secoli. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi... Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. E se io dicessi di no? Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non... Lo sapevo, guarda. Aia. Non ho pazienza per i traditori. Ora... Dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. E se ti dicessi di no? Wow, la sua armatura assorbe e repelle.
Oh! Armatura magica! Proteggo? Occhio, occhio! So come uscire! Professore! Ci sbrighi però, che cazzo! Non so dove siamo, però secondo me siamo arrivati dove dovevamo. Ma tutto bene? Minchia! Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Perché l'armatura? Ma dove siamo? Non può essere. Siamo arrivati. Chi ha preparato? Se dice così è sicuramente Hogwarts. E il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Siamo nella foresta proibita? Siamo dove c'è il treno. Che figata. Speriamo non mi censurino per la musica. Bentornati a Hogwarts. E ora appare il titolo. La rimessa delle barche. La torre dei... Che figata. La torre dei Corvo Nero. Che bello.